5.000 dipendenti e oltre 1.000 pazienti la abitano stabilmente, ma ogni giorno ad agenti, medici, infermieri, impiegati addetti si aggiungono gli utenti degli ambulatori, fornitori, consulenti, parenti e migliaia tra studenti, dottorandi e specializzandi. 17.000 abitanti su 24 ettari di superficie che fanno del Policlinico di Bari una vera e propria città nella città, con problemi di logistica, viabilità ed ordine pubblico. I controlli sono affidati alla vigilanza, alle telecamere e in qualche caso anche a sistemi più artigianali, ma anche al Policlinico, come in tutte le città, ci sono gli abusivi. Non occupano case, ma scale sotterranee dei reparti e persino le barelle. Quindi ci sono sia al sesto piano sia giù? È tutto pieno qua, siamo circondati dai barboni. Addirittura prendono le barelle, se le portano giù, nei sotterranei, e noi siamo assenza di barelle. Problemi che obbligano il direttore generale del nosocomio, che vanta moltissime eccellenze sanitarie, a fare anche il sindaco. Alla vigilia della costruzione del nuovo padiglione Asclepios 3 con 200 posti letto, dell'acquisizione del Polipark, il parcheggio multipiano che cambierà il piano regolatore della viabilità interna, e dell'arrivo dei 10 milioni di euro di finanziamenti Interreg che il Policlinico ha ottenuto per la riqualificazione urbana proprio come una città, arriverà anche la stazione dei Carabinieri. La caserma del quartiere Picone verrà trasferita in questa palazzina. Soprattutto verrà dettagliato una specie di protocollo di presenza, anche alcune funzioni di presidio e di attenzione a questa città che è appunto il Policlinico.